Nella tarda serata di ieri, i militari della stazione di Ginosa, nel corso dei normali servizi di controllo e vigilanza del territorio, hanno sorpreso e tratto in stato di arresto un 17enne del posto, resosi responsabile di un tentativo di furto in un'abitazione in via Caduti di Nassiria. Il giovane, che aveva tentato di accedere nell'appartamento dalla porta d'ingresso e successivamente di scardinare la finestra del bagno, è stato messo in fuga dall'arrivo del proprietario, che subito ha informato i carabinieri fornendo loro una descrizione del ragazzo. I militari hanno rintracciato il soggetto poco dopo in pieno centro. La successiva perquisizione domiciliare nei confronti del giovane ha inoltre consentito di rinvenire attrezzatura varia e parti di computer risultati asportati nel mese di novembre scorso dall'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco. La refurtiva, del valore di circa 1.000 euro, è stata sottoposta a sequestro e in parte riconosciuta dal dirigente scolastico dell'istituto. Il minore è stato quindi tratto in stato di arresto in flagranza di reato per tentato furto in abitazione, ma dovrà anche rispondere di ricettazione. Sono in corso accertamenti per identificare eventuali complici responsabili del furto e dei danneggiamenti compiuti all'interno della scuola. Il minore è stato condotto presso il centro di prima accoglienza di Taranto, come disposto dal magistrato di turno.